Ciao a tutti, bentornati qui a Let's Play di Tombi 2. The Evil Swin Return. Sono in compagnia di mio cugino, alias GTA Fogatoni. Appenditi, stronzo patentato. Prendi quel diamante, testa. Ci vedi? Ci vedi? Sì, ci vedo, ma stavo. Sì, ci vedo. Chiudi quel di Upornia, chiudilo un po'. Ma che è Upornia? Che sta cercando di cercare un wallpaper adatto al mio desktop. Dovevo ricordarmi che cosa devo fare adesso. Ho trovato nell'ultima parte il frutto che ride e che piange, che serve appunto a ridere e a piangere. Ora affronteremo la foresta nera invece, e credo che dovremo piangere per accedervi. Ma un po' scattoso. E grazie al cazzo, che ti aspetti che sia fluido? Quello a me va un po' scattoso. Figurati a te. Ah, porca troia inculata. It's the truth between his canyon lies. Sono guarito dalla crisi di pianto, cugino, lo sai? Sì, perché... Si è materializzato un mostro. Che cazzo fa, Tombi? Pantaloni turbo. Le ho già presi i pantaloni turbo. Tombi, che fa? Ora Tombi va molto più veloce. Non posso entrare. Utilizza fungo del mistero. Serve a ridere e a piangere. Chiaramente prima ride questo stronzo. Non è che puoi scegliere. Riutilizziamolo per piangere. Ora possiamo entrare. La porta del pianto è aperta. Ah, porca troia inculata. Vabbè, ci andiamo dopo a invertire le piattaforme. Vogliamo andare. Mi si è impallata la grafica di Windows 7. Non so se andare adesso o dopo a ribaltare le piattaforme. Non possiamo andarci perché ci manca il frutto della normalità. Lo dobbiamo recuperare prima un attimo. Porca puttana, Skype mi fa laggare. Ecco, la musica è tornata alla normalità. Come si chiama questo posto? La foresta nera. No, la foresta nera è la seconda parte. Si chiama foresta nera, ma il titolo originale era la foresta profonda. Ti piacciono le cose profonde? Ti piacciono, Gugi, le cose profonde? Sì, sì. Soprattutto se sono di 8 centimetri. Che c'è da ridere? Niente. Sai quant'è la lunghezza delle... Lo sapevo che c'era una pianta d'acqua, lo sapevo, porca troia, lo sapevo. Sai quant'è la dimensione delle grandi... Ya, quant'è? Le grandi labbra. Oh, parliamo con Charles, è rimasto intrappolato nella merda, guardalo. Charles, che cosa stai facendo? Mi sto cagando sotto nell'erba. In pratica è rimasto intrappolato. Non potresti fare qualcosa? Ma gli dà un pugno nella pianta. Guardate quanto è stronzo Tombi. Lo vedi? Cugino. Aspetta, cugino. Lo vedi quanto è stronzo? No, non lo vedo perché è tutto pixelloso, distrutto. Ma vedi che sta facendo? Cosa sta facendo Tombi? Cosa sta facendo? Non lo vedo, lo vedo malissimo. Sei una schiappa. Vedi un attimo se il frutto della normalità sta qua dietro. Aspetta un attimo. Devo farmi prima mordere da questo fantasma di merda. Vai, prendimi. Mi ha preso. Sono diventato invisibile. Possiamo passare nei muri adesso. Guarda, guarda Tombi. Frutto della visibilità. Abbiamo recuperato il frutto della visibilità. Ti rendi conto? Utilizza frutto visibilità per tornare di nuovo visibile. Immagina se non avevi i pantaloni Tombi. Esce col pesce da fuori. Epico. Ma, Gugi, io mi chiedo, ma non potevano farlo femmine il personaggio di Tombi? Io l'avrei... Ma non ti sento! Ho detto, non lo potevano fare femmine il personaggio di Tombi, l'avrei apprezzato di più. Pure io. L'avrei chiamato Tomba. L'avrei chiamato Tomba. Tromba. 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 Vai, Evans. Granchio di scoglio. Mio cugino è un pochino omosessuato.
Questo stai cantando la mia canzone, giusto? Io ho un cugino omosessuato. Sai come si chiama? Lo vuoi sapere? Cosa? Come si chiama la canzone, Limbo? Oddio, mi devo vedere un filmato del genere. Cioè, fa vedere una macchinetta. Un secondo che metto la musica. In realtà questa canzone che sto cantando è quella originale di Safeguard to Nemesis. Ah sì, si chiama Nemesis. No. Dimmi la verità, cugino, ma perché ti piacciono gli Enigma? Perché mi piacciono? Gli Enigma. Gli Epica. Gli Epica, perché sono fighi. Cioè non sono fighi, sono bravi a fare la musica. Anche perché hanno appresso l'orchestra. Porca troiazza. Che ti ammazza. No, non la sai, fa. Porca puttana. Sì, lo so come fa, porca vacca. Troia battona, mi sono scordato di cambiare il CD. Fa così, ascolta. Te la canto tutta. Con tanto di effetti speciali. Un secondo che metto sulla parte speciale. Ok. Porca troia. Leva sta canzone, mi stai assordando. Così fa la canzone. Ti posso dire una cosa, cugino? Il baco mangia le foglie. Il baco mangia le foglie. Il baco mangia. Non lo sapevi? Il baco mangia le foglie. E allora? Il baco mangia la foglia. Leggi bene questa scritta. Ma ci vedi o è troppo pixelloso? Non solo è troppo pixelloso, ma è pure scattoso ed eppure si vede malissimo che è un mix di pixel di merda. Non si capisce un cazzo. Il baco mangia le foglie, leggi la scritta, il baco mangia le foglie. Il baco mangia, io non lo vedo, sono ancora indietro, mi sa capito. Ah, pensavo che fosse cielo. Vedi. Porca quel vero. Puttana, troia battona. Ma che significa letteralmente la parola troia? Può significare guerra. Può significare la parola, la parola della città di Troia, che praticamente è la regina di, come si chiama, di Elena si chiama Elena, la moglie di Menelao. Menelao le mani. I greci si sono scontrati contro Troia per motivi economici, non perché hanno rapito Elena. È vero. Perché Elena era una troia, allora è andata a Troia per fare la troia. Scusa, è andata a Sparta per fare la troia? No. Cioè, è andata a Troia per fare la troia. Che sta succedendo? Ma che c'entra Elena con Sparta, scusami? Lei era originaria di Sparta. Lei era nata a Sparta. No, che cazzo dico? Lei era nata a Troia. È andata a Troia, ma poi è diventata la moglie di Menelao. E poi è tornata a Troia a scoparsi il re. Molto, sempre molto educato, cioè molto. No, quelle sono le parole adatte per farlo imparare. Guarda come il baco si mangia, Charles. Wow, mangiatelo tutto quanto. Un bruco. Cugi. Che cazzo c'è? Porca puttana. Ora mi dà una morula che aumenta. Che aumenta di molto la barra della vita. Ma che? Una morula. È semplicemente un biglietto, Ma cosa? È semplicemente un biglietto. Cos'è una morula, QG? Cos'è una morula? Una molla. Una morula, cos'è? Una morula. Morula. Che cazzo ne so io? Io sai cosa è una figa, se vuoi sapere cos'è te lo posso dire. Capisco.
Ho trovato un diamantino da 5.000. A mettercelo in epica, innanzitutto non credo che molti li conoscano. I miei amici non li conoscono. No, dobbiamo aprire le altre porte, dobbiamo invertirle tutte. Porca puttana, ravvelocizziamo il gioco, sennò qua non ce la finiamo più. Oddio! Sì, il gioco ravvelocizzato, ragazzi, perché sennò non finiamo più. Ma che poi non vorrei che le persone pensassero male. In che senso? Perché sono fighe, eccetera. Allora potrebbero confonderti con nerd commerciali come Frociotel, oppure Minchiari, Green Day, altre merdate simili. I Linkin Park non ti piacciono? No, perché sono commerciali, fanno cagate assurde, si vendono per poco, e poi A me piacciono. Perché ti sta antipatico solo perché è giapponese? No, perché sono una console, io non ho niente contro i giapponesi. Porca troia! Il mio cuore sta battendo troppo velocemente per colpo di cazzo che ha ravvelocizzato il mondo. Preferisco ascoltare gruppi come Epica, Night, Wish, quelli vecchi, quelli nuovi sono commerciali perché hanno cacciato via la cantante, Zadia, Rhapsody. Ho troppa paura di cadere, QG. QG. Poi c'è QG. QG. Paura di cadere, voglia di volare. Ma che cazzo c'entra con il mi fido di te? Cioè, poi un'altra cosa che come vai a capire una canzone commerciale o no? QG. Cazzo ne so. Quelli commerciali non hanno senso, quando schifano non hanno senso. QG. Come Liga Bue, Vasco Rossi. Tutto qui, pranzetto ricostitutore. Ho fatto tutta questa fatica per un pranzetto ricostitutore. QG. Mi prenderei a calci nel culo. Il prostitutore. QG. Ho QG. Tutta questa fatica per il pranzetto ricostitutore. Oh, di YouTube. Niente. QG. Io preferisco ascoltare. Dimmi. Io preferisco ascoltare Mozart piuttosto che Linkin Park. Bravo, ti stimo. Francesco. Non ti ricordi manco il nome di tuo cugino. Si chiama Francesco, lo sapevo. Chi cazzo è che mi sta chiamando? Forse è Davide. No, come cazzo stava? Ho dimenticato come stava. In che senso? Quindi? No! Due li ho lasciati porca troia! Ho ripreso un attimo la registrazione, l'ho interrotta perché... per un secondo perché dovevo caricarlo un attimo. No, adesso sto registrando. No, perché dovevo. Non hai registrato quando ho detto i tuoi fan truzzi che sono delle merde? Sì, è venuto, credo. I truzzi sono delle merde. Mio cugino ha detto che i truzzi sono delle merde. Scusa, c'è un attimo, c'è uno youtuber che devo bloccare un secondo. Scherzando, spero. Riprendiamo, chiedo scusa ai fans. Ai fans, bravo QG. Io sono un tuo fans. Sono un tuo fans. Perché due stronzi in uno, non è uno stronzo unico. Comunque, i pesi ad entrambi i lati. In pratica, c'è il libro di magia intrappolato sotto quella macchina. Dobbiamo usare il granchio di scoglio. Non so perché. QG, chi userebbe mai un granchio di scoglio come peso sulla bilancia? Granchio di scoglio come peso sulla bilancia? La serratura è aperta. La faiga è aperta. Usa i granchi di scoglio. Quindi? Quindi che cazzo devo fare? Porca puttana, che cazzo devo fare? Usa i granchi di scoglio. Non funziona, Tombi! Questo libro ha doppie parole strane. Non so leggerlo, sono analfabeta perché durante gli anni del liceo andavo a puttane.
Bombi poi non sa proprio parlare, figurati se sa leggere. Oh no, cosa possiamo fare, Tombi? Indovina che arriva adesso Michele Misseri. Ecco, arriva Michele Misseri, che con la corda... Michele, attento! Perbacco, ce ne sono un sacco qui. Diventano un mostro enorme che vuole inchiappettare Tombi. Vedi, sta per inculare Tombi. Ma tu ci vedi? Certo che può imparare a leggere. Scusa, ma se Kainen ha questi poteri divini come sparare onde energetiche che bucano i muri, perché non lo salva lui il mondo? Perché lo deve salvare Tombi? No. Vedi che fa dei buchi. Ma un cieco può imparare a... un sordo può imparare a parlare e a leggere? Cugino, ma secondo te un ricchione può imparare a trombare? Da qua, da questo buco nel muro, si va al villaggio trucco, al villaggio, alla città del circo. Ma qua c'è pure Luca che era gay e adesso sta con lei, quindi... Ragazzi, stiamo per raggiungere il cazzo del cavallo. Che cazzo sto facendo? Stiamo per raggiungere il villaggio dei maiali. Sono sicuro che sarà un livello divertentissimo. Cugino, vado a comprarmi una pizza.